Ecco, nella sua prima lettera, San Pietro ci dice che i cristiani sono come pietre vive, con cui Dio edifica un edificio spirituale, che è la Chiesa. Quindi la Chiesa è formata da un popolo sacerdotale, appunto, dice San Pietro. E di fatto nel battesimo tutti noi veniamo configurati a Cristo e la nostra anima diventa un'anima sacerdotale, che vuol dire che partecipa dell'unico sacerdozio di Cristo, che è il sommo ed eterno sacerdote. Questo capita a tutti i cristiani, a tutti i battezzati, non soltanto ai ministri ordinati. Di fatto noi, proprio perché abbiamo anima sacerdotale, possiamo offrire a Dio un culto spirituale valido in Cristo. E, ad esempio, quando partecipiamo attivamente ai sacramenti, quando andiamo a messa o ci confessiamo o portiamo i nostri figli a battezzare, Dio entra in noi, lo Spirito Santo entra nelle nostre anime e in questo modo la Chiesa è elevata ed è unita di più a Dio e tutta l'umanità quindi viene migliorata. E noi esercitiamo la nostra anima sacerdotale anche quando lavoriamo, quando offriamo a Dio le nostre gioie, i nostri dolori, le attività quotidiane. Ecco, innanzitutto il lavoro, che è l'attività in cui è maggiore il nostro impegno, più continuato. Quando parlo di lavoro penso innanzitutto al lavoro delle madri di famiglia che si occupano dell'educazione dei loro figli, del governo della loro casa e in questo modo svolgono un lavoro fondamentale per tutta la società. Ecco, l'ultimo giorno della sua vita San José Maria parlò alle sue figlie spirituali proprio della loro anima sacerdotale, incoraggiandole a pregare molto per tutte le persone di questo mondo perché incontrino Cristo. Le incoraggiò a parlare di Gesù in ogni occasione, perché questo è il modo per portare loro la felicità, intanto in questa terra, e poi preparare in questo modo la felicità eterna e più di maggiore intimità con Dio in cielo.